Ed è arrivata anche la seconda giornata di campionato Napoli-Bologna e la prima partita del Napoli di Conte allo stadio Maradona. Quindi la prima partita di Conte a Napoli allo stadio Maradona. Non oso immaginare, perché non oso immaginare se mai dovessimo floppare anche questa e sbagliare anche questa, 50.000 persone con lo stadio pieno, che cosa potrebbe mai succedere? Allora ragazzi, inutile dire che dobbiamo solo vincere, perché dopo che abbiamo perso col Verona, in casa del Verona, prendendo 3 gol, facendo una figuraccia. Io lo so che Lukaku verrà martedì a fare le visite mediche e giochiamo ancora con Simone Raspadori, però non mi sembra un buon motivo per perdere o pareggiare col Bologna. Tu dici, ma se pareggiamo non abbiamo perso, aspettate, aspettate un attimino. Pareggiare in casa, la prima in casa di Conte a Napoli, per quanto il Bologna ostico, per quanto non è Lukaku, eccetera, non è proprio attendibile come cosa, quindi devi solo vincere lo stadio pieno con la spinta dei tifosi che ti aiutano anche tanto a te Conte, che sei appena venuto a Napoli, la prima a Napoli, prima partita di Conte a Napoli, bisogna spingere i giocatori, mi aspetto tantissimo da Raspadori, da Simeone, dal centrocampo soprattutto, mi aspetto tanto da Anguissa, Lobotka e anche da ovviamente Di Lorenzo, Spinazzola. Buongiorno, 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 speriamo che recuperi. Perché Buongiorno, come difensore comprato ovviamente dal Napoli quest'anno e voluto anche da Conte, è un difensore forte. Col Torino ha fatto benissimo, è alto anche molto, quindi questo è buono anche per i calci d'angolo, per comunque per tante cose, altissimo per poter anche segnare. E quindi secondo me Buongiorno è una grande cosa che il Napoli deve recuperare. Buongiorno, dicono che forse in panchina c'è. Quindi, chi ne sa, può darsi che un secondo tempo si può fare a farla, perché purtroppo si era infortunato, la settimana scorsa non ha giocato, quindi che sfiga. E poi, sinceramente, io mi aspetto anche Rafa Marin, perché io ho criticato tanto la società che non ha fatto tanti acquisti, e soprattutto da Lukaku, eccetera, che sono venuti in ritardo, però Rafa Marin è voluto dal Napoli, ma è voluto anche da Conte. E sinceramente, un Rafa Marin è molto più forte di Juan Jesus. Io ho visto Rafa Marin giocare le partite di allenamento quest'estate. Non è male il difensore spagnolo, perché deve giocare Juan Jesus, che lo conosciamo da anni ed è una pippa, è uno scappato ed è scarso Juan Jesus. Sta ancora qui, io dico, ma invece di venderlo, lo davamo gratis, se lo voleva la Provercelli, se lo voleva in Serie C1 qualche squadra. Perché c'è, cioè, Juan Jesus sta qui? Perché? Non lo so. Vabbè, non c'è stata una squadra che l'ha avuto, datelo gratis. Lasciamo bene. Idem Gaetano, forse rimarrà qui, ma stanno ancora facendo la trattativa col Cagliari, ma non penso che. Ma io mi auguro che vada al Cagliari, perché Gaetano comunque ha sempre detto di non giocare titolare, vuole giocare di più, però sinceramente anche il batteripiedi vuole andare solo a Cagliari, non gli interessano le altre squadre, ci sta facendo bloccare un po' sta cosa. Poi c'è Floruschon, che c'è un altro problema, perché Floruschon ha rinnovato col Napoli, però il Napoli ha detto giochi poco perché ci sono altre alternative, c'è Politano, c'è Mogonge, c'è Raspadori, Lukaku, Moviene, Caraschelle, eccetera, quindi c'è poco spazio. E quindi deve uscire Floruschon, però attualmente Floruschon e Gaetano non riusciamo a farli andare. Bisogna sbrigare, mamma, nel senso di leggende sportive si deve sbrigare. Poi Napoli ha bisogno di due centrocampisti, si parla di Gilmour e Tocmoy, non mi ricordo come si chiama il cognome di due giocatori, uno di Manchester United e l'altro anche di due centrocampisti, che ne parlano tanto bene. Io non li conosco perché semplicemente io seguo poco la Premier, quindi, però ne ho sentito parlare bene di entrambi, quindi se vengono entrambi più Lukaku, adesso possiamo dire che hai fatto un mercato decente. Dico mercato da 10, però un mercato decente con due centrocampisti, un difensore Buongiorno, Rafa Marin, eccetera eccetera, quindi è buonino, speriamo bene. E l'importante è che si chiuda il calciomercato, perché il calciomercato, quando tu cominci a giocare le partite di campionato col calciomercato aperto, si fa una confusione. Osimhen, ragazzi, ma io non lo so. Osimhen, ieri è andato a fare il party con Anguissa, perché poi Osimhen ovviamente ha la capa fresca perché guadagna tantissimi soldi senza fare niente, quindi da fare un bel party con a casa di Anguissa. E ragazzi, non lo so Osimhen che fine farà. Si parla che forse va al Chelsea, forse va al PSG, ma io non sto capendo. Se poi Osimhen rimane, è venuto Lukaku, entrambi non ce li potremmo permettere gli ingaggi e tutto quanto. Che fa se in tribuna un anno, quando scade il contratto fra un anno di Osimhen? Scade, lo prendono a parametro zero, vabbè, è un anno che fa Osimhen, sta in tribuna, perché ha detto che Osimhen non vuole giocare. Mo dico io, fai Osimhen e non trova una collocazione. Un anno ti paghiamo, un anno gioca a fianco a Lukaku, al posto di Lukaku, vice Lukaku, perché non ti paghiamo per stare seduto in tribuna. No, lui non vuole giocare nemmeno se non trova offerta, ma non rompe il cazzo e gioca. Veramente, queste cose a me mi irritano, mi irritano.
sperando che trova collocazione. Detto questo, forza Napoli sempre, forza Conte, e adesso Conte e Lukaku si riuniscono perché certi amori fanno dei giri immensi ma poi ritornano, quindi come dice Antonello Venditti, e speriamo, io mi auguro che Lukaku con Conte possa fare bene perché è un po' il suo pupillo, quindi diciamo che lo sa gestire, c'ha 30 anni è vero, però secondo me un paio d'anni ancora le può giocare ad alta qualità, sperando che con Conte sia Lukaku dell'Inter e non Lukaku quello della Roma, del Chelsea, che non mi è piaciuto, quindi speriamo bene, che te ce la mandi buona.